ragazzi, in questa puntata di Vita da Coinquilini abbiamo avuto l'onore di cucinare insieme a una serial killer. Ah, addirittura. Aspetta, perché io posso anche controbattere qua, facciamo la... Si va mai a casa di qualcuno a cucinare? Facciamo altro che spade laser. A parte gli scherzi, ci è venuta a trovare Lisa Casali, scienziata ambientale, blogger, nonché cuoca. E come ogni cuoca che si rispetti, ha subito assunto un sous chef. Chissà chi sarà. Ma io non so far niente, Sono una bravissima. Arigato. Lisa è famosa per saper riciclare e cucinare qualsiasi cosa vi avanzi nel frigo. Quindi apriamo il frigo. Quello di tamburi. Non so cosa ci sia. C'è nel frigo? Non è che c'è qualcuno vivo. No, guarda, sinceramente pensavo di peggio. Qua c'è ampia scelta. Cominciamo. Io ho una sana passione per le verdure, quindi comincio da queste. Dopo aver trovato asparagi e fave nel nostro frigo, Lisa e Luca decidono di creare una fighissima ricetta. Facciamo i testaroli, visto che questa prima li guardavi. Sì. Dai, testaroli, allora. Farina. Farina e acqua. Farina. Testarolio è semplicissimo, è farina e acqua in uguale peso. Cioè abbiamo l'acqua. Quindi mezzo chilo di farina e quanta acqua? Mezzo litro d'acqua. Lisa ordina a Luca di creare la pastella per i testaroli insieme ad un aiutante molto particolare. Versi un po' di colla verga nella nostra pasta. Dai, mucciaccia. Ma tutta? Piano. No, piano, nettamente, perché devo avere il tempo di amalgamare il tutto. Cuociamo i testaroli. Vorrebbe proprio il testo di ghisa, allora vengono proprio perfetti perché si solidificano proprio appena entrano a contatto con la piastra, cioè. Con la pietra. Mentre Lisa cuoce i testaroli, Luca e Andrea sbucciano le fave. Quante ne dobbiamo sfavare? Non esiste il termine sfavare. In lontano esiste. Oh babbo, ma è mamma reale, che tu fai? Stai a sfavare? Mi sta a sfavare. C'è della filosofia nello sbucciare le fave. Sapete che io faccio presentazioni continuamente, cioè con tutte le volte che domino i piselli o le fave c'è qualcuno in sala che ridacchia. fave piselli. Dai. Alice si dedica al cipollotto. Adesso il cipollotto lo affetti tutto, compresa la parte verde. Che tra l'altro questo non è anche poco, ma di solito è bella, lunga e si usa tutta. Ah sì? Tutto. Sì, Alice, tutto. Adesso non fa quella che sfava te, perché se sfavi te, sfavi Jerry. All'improvviso parte un brindisi. Dai, fallo. Prendiamo a... Ma che cosa? Beh, brindisi lo decide la nostra ospite. Esatto. Vai. Ok. questa cena finalmente decente dopo tante settimane di cibo di verdura. Dopo un'ora ai fornelli, per Luca è ora del primo recap. Allora, prima di tutto cosa stiamo facendo? Stiamo facendo i testelli? Testaroli! Allora, prima di tutto mi bacchetta lei, tu non conti niente adesso. Abbiamo messo mezzo chilo di farina e mezzo... non chilo, ma... litro. Litro d'acqua. Allora, i testaroli lo condiamo con gli asparagi. Una crema. Una crema di asparagi con un pesto. Di gambi di asparagi e le fave. Ah, ecco che cosa sto facendo, cosa serviva, come facevo io. Ricordiamo che i testaroli, tra l'altro, potete farli anche con qualsiasi tipo di pesto, se avete delle olive. Pomodorini secchi. Buono. Menta, basilico. Uscite in giardino, prendete il basilico e fate i testaroli, ragazzi. Il mio gonfissimo amico, per non perdere il vizio, subisce il primo cazziatone. Ora, Luca, tu che sei il sous chef, qual è il tuo incarico più importante? Importanti da bere? No. Il secondo incarico più importante da portarmi da bere? Accendere il fuoco, dare il coperchio. Tenere sott'occhio i testaroli, no? No. Il più importante? La pulizia! Qui deve essere tutto ordinato, pulito, avanti! La pulizia! Non c'è tregua per Luca. Luca! Fa, niente, no. Vai a girare, gira il testarolo. Non c'è tregua, per il sous chef. No, ma devo fare il salto della quaglia. Non riesci. Ma però... La mia va per terra. Bravo, ragazzi. Dai, tira fuori il contratto che firmo adesso. No, non c'è proprio tregua per Luca. Luca, eccolo. Sous chef. Quindi le abbiamo lavate, siamo sicuri? Sì, l'ho lavate io. Ok. Dobbiamo ottenere dei rombi.
ottimo. Tra l'altro se li misurate sono tutti perfettamente uguali. Dopo aver cotto asparagi e fave, è il momento di creare il pesto vero e proprio. Allora, io vado a frullare un po' di questi nel vostro fantastico... Metto, segui lei. Di cottura. Perfetto. Per rendere più cremosa la nostra crema senza dover aggiungere troppo olio, altrimenti lo stesso risultato lo otterremo con una tonnellata azza d'olio. Ma visto che dobbiamo tenere sotto controllo il peso di Luca, Simona, sembra un miracolo. Guardiamo questa crema liscia, perfetta. Guarda, perfetto. Allora, su chef, assaggia. Abbiamo aggiunto un pizzico di sale e un goccio d'olio perché non era abbastanza cremoso e poco salato. Luca sta imparando a cucinare, ma anche Alice non vuole essere da meno. Sì, ci siamo. Accoglimento. Bravissima. E l'ho fatto anche al salto piccolo, ma te lo faccio anche con salto grande. Che classe, con che classe. Luca viene messo alla prova. Su chef, quanto ci metti se starò a cuocere in acqua? Classico, dai 7 agli 8 minuti. Appena vengono a galla. Bravissima! Pochi minuti dalla punizione. Come gli gnocchi! Ma... quanto ci costa questa cena? Il costo della farina, mezzo chilo di farina, direi che sarà 50 centesimi. I gambi degli asparagi non costano niente. Abbiamo aggiunto le fave, ma potevamo anche non metterle. C'è un pochino di formaggio grattugiato, un filo d'olio. Sì, ma siamo su intorno a un euro. Un euro per 3 persone. Secondo cazziatone per Luca! Allora... Luca! Ogni cosa di cucina che ho visto è lo chef che dà gli ordini al sous chef. Non è che io prendo iniziativa. Ma ti ha detto di mantenere tutto pulito. Stavo dicendo è vero. Quindi? Sì, però ti ha già detto pulisci. Lisa, cattiva. Ah, pulisci. Cattiva. Vabbè, gli diamo una chance per riabilitarsi. Sì. Apparecchiamo a tavola. Finalmente è arrivato il momento di buttare i testaroli in acqua. Mettiamo i testaroli, che ricordiamo che finché non, quando vengono a galla li tiriamo fuori, giusto? Sì, devono bollire pochi minuti. Appena arrivo l'ebollizione. Vai, calali. Qualche minuto. Dammi il tempo perché non voglio comunque far uscire nessun taglio. Testaroli. Con l'esercizio, facendolo sempre, poi ti verrà la manina d'amianto che non sente più dolore. Però è fondamentale tutti i giorni esporla ad elevate temperature. Fasi finali della preparazione con tanto di assaggino. Soffia. Un po' di pane. Un po' di sale, due pane. La nostra cena è finalmente pronta! Ma è già pronto! Arrivo! Ma scemo. Ragazzi, potete andare a tavola, è servito! Questo è perché ha molta fame. Io mi siedo qua. Tu sei a dieta. Prima di mangiare questi benedetti tessaroli, cucinati con tanto amore dai nostri cuochi, Lisa ci lascia un ultimo suggerimento. Quando fate testaroli, l'ideale sarebbe avere metà di farina zero e metà doppio zero, perché questo gli dà un pochettino più di rugosità. Ah, e abbraccia anche meglio il sugo. Noi avevamo solo la doppio zero, ovviamente ci si arrangia con qualunque cosa, però risulta un pochettino più, come dire, scivola un po' via il sugo. Bene gente, a me è venuta un po' di fame, quindi vado a cucinarmi i testaroli. Io come sempre vi saluto e vi ricordo di tornare per la prossima puntata di Vita da Coinquilini. Ciao ragazzi, ciao! Matt! Matt! Perché? Non mi puoi mandare di là? Cioè ci sono persone che ci rimangono male, io sai che ho fame. E vado di là e non trovo niente! Perché mi devi trattare così? Quanto ho fatto? Ciao!